E bentornati Procioni in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Wrexham. Oggi solo partite di campionato, Crystal Palace, Arsenal e Manchester United, che vorrei adesso, cioè sono curioso di andare a vedere in classifica dove sono. Il Crystal Palace sappiamo che è dodicesimo, l'Arsenal sappiamo che è terzo, ha ben 4 punti di distacco, mentre lo United è addirittura ottavo con 18 punti, 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Wow. Sinceramente non mi aspettavo di vedere un Manchester United così in basso. Però vabbè, siamo ad inizio campionato. Anzi, inizio campionato. Siamo alla dodicesima di campionato, quindi è già inoltrato. Quindi vedere il Manchester United lì in basso, sinceramente, mi stranisce un po'. Vedere il Wolverhampton invece sesto, vabbè, diciamo che questi campionati ormai arrivati alla sesta stagione iniziano a diventare sempre più strani, no? Sempre più mischiate le squadre che arrivano in alto, non sono sempre le stesse per fortuna, e soprattutto in Inghilterra, in Premier League non arrivano mai sempre le stesse squadre. Va bene, allora Andiamo al Crystal Palace e facciamo... Allora, vediamo cosa possiamo fare, se facciamo qualche cambio magari. Intanto cambiamo la maglia che non vorrei che... Vediamo, quale mettiamo? Questa gialla, magari gialla e verde? Ecco, così si distingue anche abbastanza, bene. Allora, non farei nessun cambio per il momento, però... O forse sì. No, sì, qualche cambio voglio farlo. Allora, ho fatto qualche cambio. Ho messo Ampadu al posto di Gallagher, Lewis al posto di Fernão Guedes e Chalobah al posto di Davis. Per il momento mi sembravano i cambi più giusti da fare. Siamo in fuorigioco? Era fuorigioco, sì. Mi sembravano i cambi più giusti da fare per affrontare questo Crystal Palace, più che altro perché possiamo permetterci un po' di turnover e giocare con i titolarissimi contro l'Arsenal. E poi bisognerà anche dare uno sguardo allo United, però per il momento l'Arsenal la vedo un pochino più importante come partita, visto che sono a 4 punti di distacco da noi. E giocare con tutti i titolari per provare ad allungare ancora di più mi sembra la cosa più giusta da fare, ovviamente. Bravo Lewis. No, perché ho tirato? Non lo so. Potevo anche fare un cross più lungo per Eric. Forse. Sì. Ma no, ma lascio giocare, ma io l'ha toccato. Vai Chin Chong. Your opinion is wrong. Attenzione. Oh, prendi. Ah, nostra, ok. Bravo Fournier. È passato Fournier. Ancora lui, mamma mia. Ma come fa a segnare così tanto? Ma io non lo capisco, sinceramente, non lo capisco come sia possibile. Questo segna a tutte le partite. Il portiere immobile. No, poteva farci nulla, credo. Talmente grande il culo che abbiamo avuto nel trovarlo che Daniel James! No, Daniel! Bro, senza fallo. Ben Godfrey, il re della difesa. In realtà il re della difesa è Renatino, però. Bello, bravi. Bravissimo. No, mi aspettavo un'uscita più a valanga. Infatti ho provato a fare lo scavetto. Peccato. Forse se l'avessi fatto anche un pochino più caricato sarebbe potuto andare, forse. Però va bene. Il secondo gol che ci mangiamo, Che è successo? Ah, fine del primo tempo. Pensavo fosse successo qualcosa.
Ok, va bene. Primo tempo che può andare, anche se abbiamo sprecato troppe occasioni, sprecato È troppe, tutto veramente pronto, troppe comincia il occasioni abbiamo secondo tempo. sprecato. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, almeno un 2-3-0 potevamo stare tranquillamente. Attenzione al Ma perché passaggio. Lewis non lo stiamo usando? Attenzione novità, andiamo subito a Kim Power Stiamo andando Sport, sempre da seconda Eric, rete della che non partita è che per lui sta il facendo meglio, in Cagliari sul 2-1. questa prima parte Mancano scarsi di partita. 26 minuti sul cronometro. Perfetto, inizia Bravo, la no, giocata. fammi Momento molto ricredere. deciso. Fammi ricredere, Eric, fammi ricredere. Associato con il corpo, troppo indietro. Palla si è Attenzione. impennata sopra la traversa. Match che resta Bravo, apertissimo. bravo, 2-1 bravo, in bravo, bravo, punteggio bravo, quando Ben. sono trascorsi. Vediamo cosa inventa ora. È buona, Sir Lewis, Sir Lewis, serve Fournier. Mamma mia, mamma mia, bello, 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 bello. C'è Lewis che parte sulla fascia, McKennie che lo serve, lui rientra, Lewis Creativamente per rientra. fare meglio, lotta contro Vede al Fournier al rimorchio rimorchio. La Fournier, messa gliela dentro dà in pochi passi ed è il sembra gol. È praticamente la doppietta. impossibile. Un È la doppietta incontro di Fournier. È la doppietta di Fournier. E ora si fa il cambio, qualche cambio, perché. Dai, dai. Entrano un po' di seconde Match che resta linee. aperto. Nketiah, Stiamo portando Lo sul al posto 2-0. di Ben Godfrey e Osei Tutu al posto di Eric, che era un pochino Ancora spento. Era un profondo la pochino perseveranza spento. delle due squadre. 22 gol in 13 Strano partite, è un arbitro che pizzica bottino fuori battuta, inizia a incredibile. concretizzare. Pazzi, palla deviata. Bravo Renà. Bravo Renato. Bravo Renato, parti. No, Buono il recupero, peccato. possono Sir depositare. Lewis. Sir C'è campo Lewis. per andare, Sir attenzione. Lewis. Sir Lewis. Per Cross verso il centro. Non riesce a Osei. allontanare definitivamente. Rigore No, chiesto no, dopo una rimonta no. splendida. Attenzione. A Cinciong. metri a disposizione. Cinciong. Cinciong. Bravo il fratello. Cinciong. Non ci Palla in credo. gioco. Non ci credo. Riescono a recuperare Che bene. mancino micidiale che c'ha però, eh? Cinciong. Embolo. Ha un bel mancino, ha un bel mancino. Finita? Arbitro. Finita. Arbitro, ok. Si chiude qui il Ok, match dopo la tre rimonta punti del secondo tempo. meritatissimi. Tre punti La squadra sta meritatissimi. tornando Potevamo in campo. sicuramente segnare molto, molto di più. Potevamo stare. Questa partita sarebbe potuta finire tranquillamente 4-5-0. Crystal Palace non ha fatto nulla, nulla, completamente annichiliti, abbiamo preso a pallonate, 10 tiri a 2. Buonissimo, buonissimo, vincere aiuta sempre a vincere, intanto l'Arsenal ha vinto, ha superato anche il Tottenham, quindi questa è una bella partita per il vertice. Allora, innanzitutto Gallagher ci ringrazia per avermi tenuto in considerazione anche quando ero infortunato. Ma quando è stato infortunato? Vabbè, 5 giorni sei stato infortunato, figlio mio. Figlio mio, figlio mio. Poi programma di crescita di McKennie, va bene, va benissimo, va benissimo. Allora, andiamo, arriviamo all'Arsenal, secondo me nel migliore dei modi, nel migliore dei modi, eh? Con il molare, sì, col molare, col denti del giudizio arriviamo. No, dico, arriviamo con il morale sicuramente alle stelle perché vincere, ripeto, aiuta a vincere e siccome squadra che vince non si cambia. Io la cambio e ritorno con tutti i titolari perché, sinceramente, ho tanta paura. E si sfidano Maldini sta anche in salendo questo episodio le lentamente. prime due della classe. Immagini in Lo diretta scorso dei episodio vestuari del era Tottenham che Wrexham stanno Tottenham, vivendo adesso questa è sera. Wrexham Ed è giusto che Arsenal. il sorriso alla Speriamo bocca che il risultato non sia il sempre più agli amici medesimo. da parte di Piero Gepardo e Lele Dani, pronti Almeno per il spero confronto. che non sia il Torna la medesimo, ma magia che sia a e favore vincono i nostro, ecco, verdiretti. perché se deve Messi con essere un attimo a di favore loro, sinceramente sfida il preferisco il presidente, ha pareggio. scritto molto la vigilia Però, per la dai, Tottenham. ancora ce la dobbiamo giocare, quindi Palla mamma mia come abbiamo fuori. iniziato, eh? Chi era? Turam? Chi era? Chi Sicuro era? il portiere che No, rispetta questo Isaac. tentativo dalla O distanza. Isaac. Tiro dalla Bello, porta via bello. corto. Bell'attaccante, un bell'attaccante. Ma no, Ora Elmas. Salah, il gol che sblocca la partita è arrivato Ma subito. vaffanculo, ma Grande dai, ma gol, che passata cazzarola di perfetta, l'ultimo gol. pallone toccato Sì, Elif contro la griglia, Ilmas, un'esecuzione Elmas. perfetta da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Va bene, e addirittura da mostrare nelle Ed scuole ecco dunque, calcio. è arrivato il primo gol dell'incontro, Vai, 1-0. vai, Guadagna la vai, palla ti enorme, prego. traduzione al centro, Mamma mia, interviene se non Kerrer. segni proprio oggi, guarda, ti vendo. Se non segni proprio Elmas. oggi, ti distruggo. Ti tolgo la titolarità fissa, ti tolgo.
Bravo McKennie, mamma mia, McKennie, quanto cavolo è forte. Fa un lavoro di Spazio sulla prossima interdizione azione. veramente preciso. Veramente preciso. A lottare e far respirare la difesa. Non è solo buono in fase offensiva, ma anche Guedes difensivamente la mette in è un mezzo a gran bel Pirlo. giocatore. È un gran bel giocatore. Una Ripresa campagna spontanea da di pallone. ricordare, Alexander Isaac, perché? Bravissimo Renato. Ødegaard. Vai Chinchong. Arsenal che ha spazio lateralmente. Attenzione. Attenzione. Muove bene il pallone qui E no, largo. Elmas di nuovo Norvegia no, con eh. nuovo pallone Volte bisogna all'attacco. essere un po' più cattivi. Isak. Non può sbagliare. Courtois, Cross di mamma mia. Courtois, un vero Mamma miracolo. mia, Courtois. Bravissimo. Vai, sei partito. Sei partito, Fournier. Deve sfruttare questa occasione Non a ci credo sfondo alla d'angolo. parata. Che tuffo nel Non ci portiere. credo. Hanno una buona occasione sul calcio d'angolo per pareggiare. E i tifosi spingono, si fanno sentire. Ha un Ma tempo perché fuori sul dalle case Fernau, nostre. che Giocano basso? stanno mangiando le Ma palle. perché sul Fernau che esce, che è un Conte metro e continua a un sbagliare. tappo di minchia? Fa Non può tutto da sbagliare solo. palle. Non può sbagliare da Di Silo, ma Camino. fatti i fatti tuoi. Ma fatti i fatti tuoi, non può sbagliare da lì, dice. Allontanata. Ma stai zitto, Porta via almeno. la palla con Abbi la troppo decenza di tempo. star zitto. Vediamo cosa fa Fournier. Fournier. Oh, Tiro che subito. cacchio. Niente, va bene, vuol dire che dobbiamo Pare fare invece tutto gara nel di chiusura. Un secondo. primo tempo amaro per i padroni di casa che. Mamma mia, amarissimo, amarissimo, amarissimo questo primo tempo. Perché alla fine stiamo giocando, stiamo giocando, stiamo giocando. Inizia la seconda parte di Ah, abbiamo gara. solo Abbiamo preso quel detto poi gol, poi non hanno fatto assolutamente niente, smettere non di hanno fatto scendere. niente, abbiamo fatto tutto noi. Solo noi stiamo Ciao. attaccando. Guarda, guarda, guarda. No, basta, Fournier mi ha rotto i coglioni. Basta, basta, Fournier, ti prego, torna a casa. Guarda, preferisco Lewis a questo punto, per il momento. Si ripartirà con una rimessa E sono due laterale. partite Devono che... Sono assolutamente due partite, ripartire no, sia è solo sta psicologicamente partita che che psicologiche in questo non mi sta momento. piacendo. Non sta giocando come deve, non sta Libero giocando nel come proprio deve. mercato. Essere garanzia di spettacolo. Guarda, Si porta il pallone Elmas! via. Courtois dice di no. Calcio di rigore. Ma Ottima no, ma combinazione. non è Passaggio lontano vero. e il tocco in area. Ma non è vero. Ma dai, ma glielo stai regalando proprio. Ma glielo stai Cambio regalando. nell'Arsenal. Possono aumentare il divario. La Ma tiene vai a Isak, fare. apre il portiere e ci vuole ben altro per Ma vai a segnare. raccogliere i pomodori, vai. Ah, lo scavetto si permette di fare, Tempo e pure. spazio per crossare. Lo Palla scavetto vuole rimbalzata fare. sul corpo del difensore Ma che vai, crea un vai. Bravissimo, bello il gioco. Bello. spazio per Vai, andare. Fournier. Entra. Entra, Fournier. Non ci Parata credo. eccezionale del Non portiere. ci Non ci credo. credo, Pier, l'avevo già visto dentro. Neanche io ci credo, Lele. Vai. Ok. Vai. Vai, McKennie. Vai, McKennie. Bomba Sì, lunghissima. Fournier. Sì, Lui che si trova Fournier. Sì, benissimo. Fournier. Mette il Sì, pallone sulla palla Fournier. di Sì, parigi. Fournier. Ci ha messo 70 minuti, ma alla fine ci ha segnato. Bravo Fournier. Bravo Fournier. Bravo, bravo, bravo. Mamma mia. Bravissimo. Ah, mannaggia, Azione del mannaggia. gol che merita di essere rivista. Mannaggia, Chiede mannaggia. chi Vai, marca. entra Osei. Gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Bravo Fournier. Bravo Fournier. E bravo McKennie. Bravi, bravi. Una Siamo bella nuovo in parità, costruzione. grazie a Una bella Tony Lukaku. costruzione. Ah, mannaggia. Ma Ancora perché un quarto d'ora per le con speranze queste dell'Elmas. squadre dobbiamo soffrire così tanto? Cioè, se non soffriamo con Elmas. loro, dici no, con chi devi soffrire? Sta Però avanzando. intendo, Ottima lettura difensiva. abbiamo una squadra bella, bella. Alcune partite potremmo anche vincerle tranquillamente, no? Occhio al cross nel Ma mezzo. La vaffan... blocca. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Potevano portarsi in vantaggio, ma non avevano fatto i conti con i riflessi del Nada. portiere. All'interno del Nada de portiere nada. tutto fa. Veloce ad andare giù qui il portiere che salva Porca Andrea. miseria. Seconda Con rete della calma. partita Con per calma, che ci va, Manchester va bene. City. A questo punto Impegno mi su accontento anche del 2-0. pareggio. Mancano appena 2 minuti al 90esimo. Perfetto, grazie della Dove giornata. cazzo vai, Daniel? Mannaggia a te, mannaggia. Mi devi Ci prova aiutare, te ne ancora devi la spinta. andare. Vogliono vincere. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Risolvono la Fournier, situazione ti molto prego. complicata.
Ti ci mettere pure tu. Vabbè, è finita, dai. È finita. Ho detto che è finita, eh. Finita, arbitro. Arbitro, siamo già 20-30 secondi oltre. Arbitro. Oh, va benissimo. Va bene, dai, ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Rimaniamo comunque a 4 punti di distacco dall'Arsenal, quindi siamo comunque a distanza di sicurezza. Bene, 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 bene. Alla fine non è cambiato nulla. Il Tottenham ha perso, è rimasto a 29 punti. L'Arsenal ovviamente ha pareggiato contro di noi e quindi siamo sempre a 4 punti di distacco. Guedes ci ringrazia per tutte le volte che l'abbiamo fatto giocare, ma forse non ha capito che se continua così non lo vede più il campo, eh? Mi raccomando, Fernando Guedes, mi raccomando. Va bene, allora pensiamo allo United, pensiamo allo United, poi andiamo a vedere dopo gli aggiornamenti dell'osservatore. Allora, è settimo in classifica, non voglio sapere quanti punti di distacco abbiamo. Allora, noi siamo tutti riposati tranne James, quindi facciamo giocare o sei tu tu? Oh, Lewis, proviamolo anche un pochino più arretrato, ecco. Proviamolo un pochino più arretrato. Poi volevo fare un altro cambio. Sì, allora facciamo Ampadu al posto di Gallagher di nuovo. E basta, dai, basta. Allora, loro sono abbastanza stanchi, devo dire. Sancho è stanco, Fernandes è stanco, Gakeré è stanco, Pavard e Ignacio pure. Ma Pavard non era terzino destro, non gioca fuori posizione, non lo so. E ad un Old Trafford gremito di tifosi, sia dello United che del nostro Wrexham, si gioca questa bellissima partita con United stranamente settimo, mi viene da dire, perché comunque i giocatori ce li ha. I giocatori ce li ha e sono anche forti, quindi davvero non riesco a capacitarmene di questo settimo posto. Però a noi che cacchio ce ne frega. Già? Dove vai, McKenny? Hai visto che c'era la palla che sta arrivando sopra? Maledetto. Bravissimo. Vai, Ampa. Fournier. Pallone invitante. Hai visto? Bravissimo. Grimaldo, non è altissimo, ci facciamo... Mannaggia, facciamo anticipare, dicevo. Allora, ho voluto dare un'altra chance a Fernao Guedes. Ah, se anche a questa partita, se anche a questa partita non fa il suo dovere, giuro che lo sostituisco. Ce ne mettiamo un altro da titolare. Magari avanziamo Chin Chong e mettiamo Osei Tutu titolare. Ah, peccato. Era buona l'idea. Era buona l'idea. Peccato. Bravo Seri Lewis, però. Ma che guadagni. Ma che guadagni. Ma guarda, queste se devono fare punti per, proprio contro di noi, eh. Siete settimi e rimanete settimi, gentilmente. Anche più in basso in classifica mi va benissimo. Volete fare punti, li fate contro le altre squadre. Non è che vi dovete svegliare per forza contro di noi. Tensione. Tensione, se ne va larghissimo. Fournier. Che cacchio sto facendo? Perché? Ma poi perché se l'è allungata? Ti fanno perdere il... No. Oddio, devo ragionare. Purtroppo sono uomo, non riesco a fare due cose contemporaneamente. O ragiono o gioco. Scambia corto sul compagno. Ah, mannaggia. Bravissimo Renatino. Anticipa il contrasto di mezz'ora, ma riesce comunque a prendere il pallone, a conquistarlo. L'hai visto, bravissimo. Vai Eric. C'è Sir Lewis. Che culo, porca miseria. Vai. Udira a giro. Mamma mia, era buono. Era buono, ancora 0-0. Mamma mia. Che cross. Attenzione. No. Mamma mia. Courtois. Oh, è finito il primo tempo.
dai tifosi. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Mamma mia. Mamma mia. Oh. Oh, l'Arsenal sta pareggiando col Fulham. Abbiamo... Mannaggia. Abbiamo il gettone. Abbiamo il gettone per poterli staccare di 6 punti. No. Che cazzata. Abbiamo il gettone. Non possiamo sprecarlo. Non possiamo sprecarlo, ragazzi. Bravo. Belli. Belli. Bravissimo. Bravissimo. Mamma mia. Voglio piangere, voglio piangere. Tutte lui le salva. Tutte lui le salva. Ah, è ritornato il fidanzato, è ritornato. Stavolta fa più freddo, si è messo il cappello, il giubbotto. L'altra volta erano tutti a maniche corte. Bravo, bravo Fournier, mamma. Tutte lui le salva. Tutte, e continua a segnare. Continua a segnare. Porca miseria. Porca miseria. E rivediamo ancora il gol. Porca miseria. Ma che rivediamo? Ma che rivediamo? Ma cosa vuoi rivedere? Cosa vuoi rivedere? Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Che nessuno, si sono allontanati tutti, si sono allontanati. Guarda, 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 guarda che cacchia. Che cacchio di passaggi facciamo? 2-2, siamo arrivati al 77. Ma guarda, guarda. Ma guarda te, guarda te, guarda te, guarda te, guarda te, mamma mia, oh. Finisce qui la stagione. Calcio d'angolo battuto alle mezzo. Attenta qui la difesa. Dai, Fernao, ti prego, sei solo. Sei solo, sei solo, porco Giuda. Sei solo. Una cosa ti chiedo di fare, non la fai. Ci metti 30 anni per farla. Ti ho detto, vai a sinistra. Dovevi scartare il difensore sulla sinistra. Guarda, guarda. Mannaggia. Va, sì, sì, sì. Preferisco anche Tia esterno, guarda. Bravo. Bravo, James. Bravo, Daniel James. Hai visto? Bravissimo. Così tu corri. 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 Crossa verso il centro. Non ci credo. Ha preso pure questa. Non puoi prenderla così. Non puoi prenderla così. È l'equivalente di un retropassaggio volontario. Ma vaffan. Vaffanciufolo, va. Ma vaffanciufolo. Dai, dai, dai. Abbiamo sprecato un pass, abbiamo sprecato un gettone per poter staccare ancora di più l'Arsenal. Io spero solo che non abbia vinto, guarda. È 2-2, hanno fatto 2-2 per fortuna. Per fortuna hanno fatto 2-2. Allora, vediamo sti osservatori che ci hanno portato. La merda ci hanno portato, la merda. Mamma mia, un milione, va bene, ingaggia. Questo no, niente, niente, solo quello forse, eh. Io le ingaggio, ragazzi, però tanto non serve a niente. Niente, niente. Niente, niente. Va bene, va bene, va bene. Va bene, dai. Episodio che sicuramente poteva chiudersi molto, molto meglio. Abbiamo perso, secondo me, 4 punti fondamentali. Posso capire con l'Arsenal che secondo, va benissimo, ci può anche stare. Ma con lo United settimo, è vero che avevamo comunque una bella squadra, una signora squadra. Però credo che questi 2 punti siano 2 punti persi. Credo che siano 2 punti persi. Va bene, allora ragazzi, prossima volta ci facciamo il Copenhagen che andiamo a simulare. E quindi ce ne facciamo 3 di campionato di nuovo? Sì, penso di sì, sì. Ci facciamo Liverpool, Sheffield e Nottingham Forest. Nottingham Forest addirittura è in Premier League. Wow! Complimenti, complimenti. Allora ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi!